tempo di dichiarazione dei redditi questo, e allora quali sono le novità per questo 2013? Ma le novità significative sulla dichiarazione non ve ne sono. La novità maggiore in questo momento è la preoccupazione delle persone anche per i posti di lavoro che qualche volta cambiano e cambiano una situazione di crisi. Noi abbiamo in questo momento molte situazioni che si presentano da noi di persone che hanno due CUD, uno magari della ditta e l'altro della disoccupazione piuttosto che della cassa integrazione. Il mio timore è che molte persone che normalmente non sono abituate a fare la dichiarazione non la facciano quest'anno. Io invito tutti quelli che hanno avuto questa situazione di difficoltà a, nonostante appunto le difficoltà, rivolgersi ai centri di assistenza fiscale perché l'amministrazione finanziaria si accorge di queste situazioni. Quindi anche chi normalmente non fa la dichiarazione dei redditi quest'anno si rivolga a noi. Il controllo dei CUD è gratuito e quindi non ci sono spese da fare, però spesso queste verifiche sono importanti perché nel tempo le persone, i contribuenti potrebbero ricevere delle sanzioni dal non valutare bene qual è la loro posizione. E per quel che riguarda appunto le situazioni lavorative complesse, come è stato detto, la situazione economica difficile, ovviamente a livello di dati macroeconomici, quello che vi capita in mano, qual è la situazione? Vi siete resi conto di questa chiara crisi anche per gli alessandrini? Senz'altro le difficoltà ci sono, le preoccupazioni per i dipendenti delle aziende municipalizzate piuttosto che del comune è quella che ci chiedono anche il comune e questo ente riuscirà tra virgolette a liquidarmi il debito oppure il credito di imposta e quindi senz'altro questa situazione di difficoltà si risente anche in questa occasione. E anche nel settore privato? Anche nel settore privato c'è un maggior ricorso alla cassa integrazione e alla disoccupazione magari temporanea e quindi ci sono molte situazioni nelle quali prima le persone avevano un unico CUD, invece adesso quest'anno si ritrovano ad avere due posizioni reddituali da dichiarare. Infine per il 740 invece quali sono i tempi? Qua abbiamo un po' di più di tempo perché la dichiarazione dei pagamenti possono essere fatti fino al 15 di luglio e la presentazione della dichiarazione stessa può essere fatta a settembre.